L'Olimpia per continuare il sogno in vetta alla classifica, il Chieti per risollevarsi da un pericoloso ultimo posto. Testa coda interessante al Civitelle di Agnone, chiuso alla tifoseria teatina con provvedimento della prefettura di Isernia. Arbitra festa di Avellino. Per i locali esordio casalingo tra i pali, per il classe 96 Campanico, che si addormenta sull'attacco di Copponi dopo un solo giro di lancette. Brivido sulla schiena dei tifosi Granata, ma pericolo sventato. Meglio in campo i teatini, rabbiosi e aggressivi sul portatore di palla e corti nei reparti. Errore al settimo del difensore Rullo in disimpegno. Adiansi, lanciato a rete, si attarda nella conclusione. Rimedia in qualche modo Campanico in uscita. I locali iniziano a fare sul serio sui calci piazzati. Questione di centimetri per Cassese sull'angolo di Guerra, palla a fil di palo dopo 16 minuti. Ancora dalla bandierina Agnone, di nuovo pericoloso. Inzuccata dell'aitante Cassese, sporcata da Genovese. I molisani sono in difficoltà a trovare le chiavi per scardinare la difesa nero-verde. I lanci lunghi sulla punta Vitelli, preferito ancora Gragnoli, sono spesso preda di Capuano e trozzo di testa. Guerra al 37esimo tenta la conclusione dai 25 metri, si distende Ronchi. 180 secondi dopo risponde Copponi per gli abruzzesi dalla lunghissima distanza. Il cuoio coglie la parte alta della traversa. Nulla di fatto al rientro negli spogliatoi. La squadra di casa inizia la ripresa con altro piglio e inizia a schiacciare gli avversari all'indietro. Al quinto, dall'angolo del solito Guerra, Vitelli non impatta nel migliore dei modi di testa. La sfera termina fuori bersaglio da ottima posizione. Mister Mariani inserisce nel Chieti Ceccarelli per il difensore Capuani. Lagnone alza i giri del motore, colleziona angoli su angoli. Di Federico subentra Vitelli nei molisani, il primo cambio anche per il tecnico del Grosso. Gli abruzzesi sono rintanati all'indietro, la ripartenza su rimessa laterale è letale al minuto 23. Il centravanti Faella mantiene in piedi da solo tutto il reparto offensivo e, dimenticato dalla difesa di casa, scarica in porta dove Campanico non può arrivare. Agnone 0, Chieti 1. I locali non demordono e con l'ingresso di Gragnoli per Di Lollo si dispongono a 4 in prima linea. La discesa di Guerra al 27esimo è premiata a centro area da Di Federico, che spinge nel sacco per l'1-1. I teatini crollano psicologicamente, i Granata spingono con le ultime forze, Ricamato si accentra ma scarica alto il suo destro. Ad un minuto dal 90esimo, sul 12esimo angolo a favore, è il difensore di colore Demoleon a staccare più alto di tutti e consegna ai suoi il successo. Nei 6 minuti di recupero il Chieti non riuscirà più a trovare la porta avversaria, ma i segnali per mister Mariani sono incoraggianti. Per l'Olimpia il sogno ad occhi aperti può proseguire.